inizia dal centro, proprio il circolo, gira quindi questo primo pallone da sinistra verso destra di Loreto, verticale per Vettori, però sull'area Cecilia che riesce a tenere il pallone in due tempi e scarica poi dietro su Amoruso. Può partire Vettori, parte il numero 11, va con il destro, direzione Fortini, va con il destro anche lui sulla riga, salva Cecilia. Ancora Fortini, scarica a centro per Di Loreto che va in porta, Ottaviani questa volta fa un vero e proprio miracolo. Dopo il tocco ancora si vede Di Fortini, quindi Di Loreto. Però deve ricomporsi qui il circolo in avanti con Vettori che torna al centro, rimane anzi basso, si butta in profondità Figuriti che prova il cucchiaio morbido con Ottaviani fuori dei pali. Fortini da Di Loreto, tra il campo anche De Perzio, sul posto di Vettori è servito una lotto. Raddoppiato subito De Perzio, passa comunque mezzo a due Figuriti, può andare in porta, ci pensa un po', parte il destro, doppia deviazione, palo esterno, calcio d'angolo circolo, favoriscono il Casalbertone che riparte dalla linea laterale, Amoruso, Celani, tutto esterno, buono, morbido per Ciattaglia che si guarda intorno, vuole liberare il sinistro, Ciattaglia lo fa, doppia deviazione, il tocco è vincente qui per Celani, quasi colpito dal sinistro del compagno con l'auto sulle spalle. Arriva comunque il primo gol del match dopo 12 e 5 di gioco. 1-0 Casalbertone. Ciattaglia, ora Cecilia. Cerca l'imbucata profonda, legge bene De Perzio che si guarda intorno, non sa chi scegliere, si ferma, prova ancora il guizzo, il dribbling isolato però, troppi uomini, maglia rossa nella sua traiettoria di corsa, quindi riparte Celani. Scarico su Cecilia, stop orientato, pensa al destro, tanto spazio per andare a rete, ancora larga la sua conclusione del Casalbertone, riparte rapidamente il gioco De Perzio. Profondo Genoa, può servire ancora De Perzio che va in porta di prima intenzione, sinistro morbido, quindi riparte Celani, si muove Nitti, tutto solo c'è, Ciattaglia. Occasione di ripartenza qui Casalbertone. Nitti, ancora Ciattaglia al destro, non parte praticamente, Fiaschetti la tiene a terra. Si continua a giocare, qui non ha visto la palla uscire, qui il direttore di gara, ancora Fortini. Dribbling molto rischioso, la palla rimane lì, dopo tanti tentativi arriva il gol a due passi da parte di Genova e trova il pareggio, il circolo, azione discussa ma arriva il pareggio, 1-1, segno c'è Genova, dribbling errato ancora di Zandri, quindi Fortini, Genova, Vettori, due tocchi, buono ancora per Genova, vuole andare con il tacco dall'11 che può andare ancora verso la porta di Ottaviani, puntata larga però con il destro. Ricordo almeno 4-5 gol del 6 del Casalbertone, uno bello dell'altro, sempre con la botta dalla distanza. Intanto Amoruso chiude Fiaschetti, che legge bene il movimento del 9 e ci mette il ginocchio. Fiaschetti si appoggia corto da Pasquazzi, che avvicina Bonanni. Contromovimento, ancora lancio profondo. Cecilia aggredito da Vettori. Scarico d'esterno è buono per Zandri, che pensa al destro, lo scarica, Fiaschetti alza il campanile, Pontico non trova l'aggancio e la girata. Amoruso vuole ripartire rapidamente da Zandri, esce Pontico, rientra Celani, arriva il destro di Cecilia, chiude Fiaschetti, ancora con il piede questa volta, ma siamo entrati nel recupero, Pasquazzi si butta in profondità, Bonanni ancora uscita rischiosa qui del circolo, arriva il mancino vincente di Zandri che sfrutta appunto il disimpegno errato degli avversari, torna avanti il Casalbertone 2-1, ancora con il gol di Zandri. Il Toronto può riprendere il gioco dopo un minuto, forse poco più. Intervallo, la pausa, riparte Casalbertone, sempre da destra verso sinistra, riparte dal punteggio di più uno, si dato presente allo scadere del primo tempo. Foglio, lancio profondo, cerca di trovare Amoruso, deviazione, si impenna lì il pallone, rimane lì, Figuriti, torna indietro da Bonanni, quindi Fortini, ancora Bonanni, dietro da Fiaschetti, stop orientato del numero 1, lancio profondo, Di Loreto è solo, buono lo stop del 3, Ottaviani se la trova lì, esce per tempo e fa ripartire Amoruso che prova a allungare il passo. Cecilia, stop orientato ancora al centro, Amoruso non trova, la trova Fiaschetti. Tanto Fortini da fermo. Sfida Cecilia che rimane staccato. Prosegue lo scontro tra i due. Fortini allunga il passo, scappa via il 4, va in porta, puntata profonda, non trova la deviazione utile Moltoni. Palla che scappa sul fondo. Di Loreto, profondo questa volta, tutto mancino, scarica al centro di angolo che non si chiude, chiude Nitti. Deve desistere lì Di Loreto dall'abbatterlo per non commettere fallo, quindi Nitti riesce ad alleggerire per Amoruso. Dribbling interno, doppia, doppia finta, ancora Amoruso va in porta, scavetto, morbido, super gol qui per il 9, 3-1 Casalbertone.
azione personale di Amoruso, non lo prende nessuno, qui rapidissimo nel doppio dribbling e poi destro morbido, le spalle del numero uno del circolo, allunga il Casalbertone, duro colpo sulla gamba destra, ora prova a svariare avanti De Perzio, servito ora da Figuriti, scambiano i due, buono Figuriti ancora sopporentato ma Ciucilla va meglio, fa ripartire Nitti, due contro uno, si muove Ciattaglia, Nitti vede la porta, scaglia il destro, traversa interna e subito altro gol a Casalbertone, 4-1, anche Nitti a segno, destro poderoso alla distanza. Tutto solo c'è Celani, riceve ora sul centrocampo il 5, appoggio, direzione di Ciattaglia. Inizia! Amoruso chiede appunto all'otto di tornare dal basso, quindi Zandi vuole l'imbucata profonda, pallone che rimbalza prima dell'intervento di Ciattaglia, che quindi non trova la conclusione, spinge Fiaschetti, quindi ripartenza circolo, parte il mancino, il contropiede, arriva il gol di De Perzio, 4-2. Prova a riprendere il match il circolo, imbucata di Vettori profonda per De Perzio, che supera Ottaviani. Quindi rimessa ancora per il Casalbertone con Celani, che vede i suoi, serve Amoruso. Prova il dribbling, ancora isolato Amoruso, si allarga, pensa al destro, altra ottima azione qui persone del 9. Ah, si continua a giocare Zandri. Ancora Vettori prova a allungare il piede, riesce a toccare il pallone che però torna ancora sui piedi del 6, che prova l'imbucata profonda, Amoruso ancora rapido, riattivo il 9. Entra sul destro, lo scarica, ci prova ora con il tacco, Fiaschetti reattivo, ancora il destro, poi di Pontico, largo sul fondo, Casalbertone, buono l'intervento di Fiaschetti sull'invenzione di Amoruso, intanto ancora Zandri in porta, doppio dribbling, Celani superato, questa volta ancora in uscita il circolo fatica, 5-2 Casalbertone che quindi torna sul più 3. Pasquazzi va da Vettori, vede la porta, la ripartenza circola, ancora Vettori sinistro al centro, doppia deviazione, colpisce qui Nitti, palla che scappa sul fondo di pochissimo. Ancora Pasquazzi a servire sempre ai Fortini, viene incontro Figuriti, scappa via, servitore il 6, buono l'aggancio, due tempi poi va a chiudersi nell'angolo, ancora deviazione, palla che sibila vicino al palo sinistro. Ancora Fortini da fermo, Cecilia un metro e mezzo da lui, ancora Fortini sinistro, potentissimo, largo di poco, a mezza altezza, mette così nella rimessa laterale, poi sbaglia la scelta di Persia questa volta, triangolo chiuso tra Nitti e Amoruso, parte Nitti con il destro, Fiaschetti pronto, altra occasione, circolo in contropiede, recupera Nitti ancora con un'abnegazione, De Persio va al centro profondo, Zandri salva ancora e Pontico arriva prima di tutti però Fiaschetti nella propria area di porta e lascia lì a Fortini. Tocco su De Perzio, sotto i nostri occhi l'otto, va ancora al centro. Ancora Fortini da fermo. Ora non ha più Amoruso sulla sua strada qui Fortini, prova a mandare a vuoto, riesce su Ciattaglia, pensa al destro, ancora incrociato, quindi Figuriti, altra occasione circolo. Vettori al centro, palla che taglia tutta l'area di rigore, spegne ancora sul fondo, avanti De Perzio. Uno più eventuale recupero allo scadere, Fortini da fermo, apertura ancora su De Perzio, che vede la porta, non forza il dribbling, oh la conclusione, ancora da Fortini, da fermo il 4, pensa al destro, ora De Perzio scarico al centro, Celani ci mette una pezza, esce Fiaschetti, ultimi minuti di gioco, Fiaschetti tira forte al centro, ci attaglia, porta vuota, mancino largo,